Rieccoci qua, in questa serie sgangherata. Purtroppo ho fatto una cazzata, ho bucato troppo in fretta la superficie di questo punto e ho inondato completamente la caverna. Per fortuna ho delle scalette e le sto usando per costruirmi un modo per salire, ma userò la terra per bloccare l'afflusso di acqua. Adesso con le scalette si crea il vuoto e si può bloccare la fuoriuscita di acqua, un po' come si fa con i cartelli. E adesso sono uscito, però non riesco a salire perché probabilmente sopra di me ci deve essere del ghiaccio. Anzi, più che probabile è certo, perché ogni punto di questa mappa è piena di ghiaccio. E infatti, quello è ghiaccio. Ce l'ho fatta a romperlo. Adesso mi devo costruire solamente con un po' di terra un altro paio di gradini. E adesso con un paio di scalette ho finito. No, il ghiaccio non si può mettere la scaletta. Ah, si è riformato il ghiaccio. Devo togliere di mezzo questo ghiaccio e metterci della terra. È l'unica soluzione. Ecco fatto. Dai, ancora due blocchi e abbiamo finito. Che palle. Ok, scaletta. E siamo fuori. Sì, ma dove stiamo? Vabbè, già che ci sono. Rendo il buco più visibile con della pietra. No, questa è la scaletta. Prima devo fare qua. Non ci sono ospiti. La serata è tranquilla. Molto bene. Ok. Delineerò la zona con dei muretti dopo. Adesso mi conviene scendere. Già che ci sono, perderò qualche minuto del vostro tempo per sistemare bene con della pietra al posto della terra questa zona. Quindi probabilmente questa parte la taglierò, giusto per essere veloci. Come una simastrana, ho tagliato quello che era in più. Adesso penso proprio che andrò a sistemare le ultime cose. Allora, qua è per la caverna, meglio chiuderla, meglio non far salire. Qua è dove ho bucato da tutte le parti per trovare da dove venivano quelle luci, i zombie. Adesso posso... faccio una cosa, rifinisco gli ultimi dettagli, do una sistemata in giro, scopo un po' a terra. Metto a posto l'inventario e poi dopo ce ne andiamo a casa. Non è mia natura essere un tipo ordinato, ma visto che qua è pieno di ragni e bisogna dare una pulita ogni tanto, meglio farlo adesso che ho un po' di tempo. Già che ci sono, stavo pensando di chiudere, di fare una controsoffittatura con il pietisco.
così da rendere questo posto un po' più confortevole. E scheletri, zombie e ragni, secondo me ce l'ho tutti sopra la testa. Ma non credo mi possano raggiungere, almeno non per il momento. Ecco, fatto la controsoffittatura è fatta, vediamo se posso mettere un blocco anche qua. Mentre scendo, vediamo la torcia e mettiamo il blocco. E non posso più scendere, ho fatto una stronzata. Grossa stronzata. Ok, diamo una sistemata. Sono stato abbastanza veloce. E adesso finalmente possiamo tornare a casa, che sono intere settimane che non ci vedo. Ma purtroppo ancora non ho risolto, l'acqua esce sui gradini, ma con un muretto di pietrisco più forte penso che potrò in parte risolvere il problema. Magari più avanti tornerò e sistemerò la cosa in modo più definitivo. Quello che faccio adesso è più che altro un attimo, giusto per non perdere troppo le palle. Ancora un paio di minuti e dovrebbe essere tutto questo. Ma in quel punto ci metterò la terra e poi la taglierò. Adesso mi conviene andarmene via dei coglioni, perché probabilmente, meno male, mattina di una giornata serena, non piove, non nevica, facciamo il muretto, poi mi farò le botole e ce la metterò. Facciamo qualche torcia giusto per indicare, giusto per indicare, e vaffanculo, giusto per indicare il punto. E adesso corriamo. Il viaggio è stato molto più lungo del previsto. Ci ho messo quasi 5 minuti buoni per raggiungere il mio tugurio. Tugurio. L'ho un po' modificato. Questo è l'ingresso, totalmente blindato. E ben arredato, come potete vedere. Ho sfruttato al meglio la diorite, il vetro colorato rimasto, e laggiù in fondo vedete la mia simpatica torre. Vi giuro che è stato un delirio costruirla, ma alla fine è una torre che sovrasta il cielo, la porta è automatica. Tutta in vetro rosso, l'avrei voluta in vetro nero, che è il mio colore preferito, ma ahimè non sono riuscito a segare sufficienti seppie. Però devo dire che è confortevole, mi dà una visione del mio mondo veramente alta. Forse il mio ego è leggermente più alto di questa torre, però non mi posso lamentare. Ora, se permettete, finisco di sistemare e mangio un boccone. Poi dopo dovrò ricominciare a pescare, perché ormai ho finito quasi tutto il cibo.